Il sapere dei saperi per una formazione transdisciplinare. Parlare di transdisciplinarità è usare un termine strano per indicare qualcosa che non è molto, come dire, d'attualità probabilmente nel lessico comune, ma lo è moltissimo invece nei lavori di MEFRI, Laboratorio di Filosofia e Cultura, che sulla transdisciplinarità opera da molti anni ormai. Per noi questo termine si riferisce a ciò che sta tra le discipline, che opera tra le discipline, attraversando le discipline che costituiscono il bagaglio delle nostre conoscenze, e questo attraversamento, questa porosità, diciamo così, che è abitata dal trans, della transdisciplinarità, è forse davvero ciò che è da sapere oggi nel tempo della frammentazione delle conoscenze e forse anche della insensatezza dei loro destini e delle loro finalità etico-politiche. Allora, in questo senso, il sapere dei saperi ci è parso un buon modo per sintetizzare il programma che si esprime nei progetti transdisciplinari di MECRI, Laboratorio di Filosofia e Cultura. Ma naturalmente quello che è transdisciplinare è anzitutto la vita della conoscenza. La vita della conoscenza è qualcosa che appartiene alla storia della società umana, dai suoi primordi sino ad oggi. Dimenticare questa radice che continua a essere operante in tutti i saperi, perché tutti i saperi abbisognano di un discorso, diciamo, fondativo ed un discorso esplicativo. Ignorare questa sorgente di verità, questa sorgente di senso, questa sorgente politica in questo senso del sapere, conduce a delle formazioni che sono magari splendide nella loro specializzazione, ma che sono però miopi, ottuse, nel senso umanamente più ampio e più futuro, diciamo così, dell'impresa umana su questo pianeta.